insomma, centrocampista, difensore, torni a fare il centrocampista, notti, passaggi importanti, poi però non riuscite a portare in porto, insomma, un risultato almeno con un punto, che ci stava tutto a un certo punto. Sì, veramente sì, peccato, perché penso che hanno fatto una buona gara, poi alla fine hanno meritato, hanno fatto il gol, anche in situazione un po' particolare, perché loro non hanno buttato la palla quando noi l'abbiamo fatto, e poi il rigore non era fatto, me l'ha detto anche Balotelli, ma è normale che lui non può dire non mi ha toccato, non è il rigore, quindi è stata questa la partita. Mariano, dal punto di vista personale, un primo tempo un po' in sofferenza, con il Sharawi sulla sinistra, il secondo tempo si è esposto in maniera incredibile, ed è partita l'azione del secondo gol, questa crescita costante. Sì, è normale, no? Loro sono una grandissima squadra, ti mettono in difficoltà, anche se stavo facendo un ruolo che non è il mio, ma mi impegno al massimo e sono contento solo per questo, ma triste per la sconfitta. Mariano, la differenza l'hanno fatta le motivazioni in campo? No. Tra il Catania e... No, secondo me no, perché noi abbiamo dimostrato, l'abbiamo fatto due gol al Milan, siamo andati due volte in vantaggio, quindi vuol dire che anche noi siamo una grandissima squadra. Mariano, però c'è stato un momento in cui siete andati in sofferenza, no? Quando tornano giocato a quattro punte, poi avete perso un po' le misure indietro e a centrocampo. Sì, nel primo tempo soprattutto siamo andati in difficoltà, perché loro venivano il terzino, centrocampista, tutti, però dopo nel secondo tempo ci siamo messi a tre e penso che ci siamo messi meglio in campo. Senti Mariano, ti leghi sino al 2017 con una città che ti ama? Ah sì, sono contentissimo che ho rinnovato con il Catania, quasi a vita, speriamo, no, di sfruttare tutti questi anni. Domenica il Siena, per che tipo di campionato da qui alla fine dello stesso? No, adesso dobbiamo vincere tutte per arrivare lo più alto possibile, e basta per finire bene il campionato.